13 novembre 2019, siamo di fronte alla caserma dei vigili del fuoco di Alessandria. Come potete vedere, ci sono ancora i ceri, i fiori, i manifesti dei tre vigili del fuoco rimasti vittime della tragedia di Quarniento. Professore, buongiorno. Buongiorno, a una settimana dal tragico evento ho sentito il desiderio di venire ancora qui davanti a dedicare un minuto di raccoglimento al ricordo di questi ragazzi, che nell'adempimento del loro dovere sono morti. Ma questa occasione mi dà lo spunto per fare delle riflessioni. Senza riprendere i classici che hanno parlato del rapporto tra vivi e morti, e quindi del ricordo che i vivi devono mantenere per i loro cari defunti, io suggerisco, se noi di Svegliati Alessandria suggeriamo di pensare a una giornata di ricordo e di dedizione a questi tre ragazzi, una giornata ogni novembre che possa così non far spegnere il ricordo di questo sacrificio, perché noi sappiamo che una volta spente le luci tutto rientra nell'oblio e ciascuno si tiene il proprio dolore. Anche per i propri cari, vedere che la cittadinanza, al di là del momento molto emotivo in cui si è stretta intorno ai propri vigili e ai familiari, continua ad avere questa fiammella di ricordo, questo spirito che fa bene a tutti noi nel commemorare ogni anno questa tragedia che ha colpito amaramente tre famiglie, ma un'intera città e un intero corpo, quello dei vigili del fuoco. A questo punto un caro saluto, un ricordo affettuoso. Un abbraccio ai familiari. Grazie. Da Svegliati Alessandro.